L'emergenza rifiuti in Campania, non si fermano le proteste della popolazione che vive a ridosso delle aree individuate. Appena ieri dal commissario straordinario per l'emergenza per i rifiuti Guido Bertolaso, ci colleghiamo subito con il nostro inviato Paolo Chiariello. Paolo. Sì, e alle nostre spalle c'è una delle discariche contestate, quella di Parapoti. In quest'area ci troviamo a Monte Corvino Pugliano, nel Salernitano. Per circa 23 anni hanno sversato rifiuti. 2 anni fa fu raggiunto un accordo, anche a seguito di una dura contestazione da parte della cittadinanza locale, per chiudere questa enorme discarica che ha raccolto per tutti questi anni milioni di metri cubi di rifiuti. E adesso ci risiamo. In una fase di emergenza è stata chiesta la disponibilità, o se vogliamo dire il sacrificio, a questa gente per riaprire la discarica. Con noi, e la ringrazio, c'è Rosetta Sproviera, vice sindaco di Monte Corvino Pugliano, che però noi 2 anni fa abbiamo conosciuto come, ci passi il termine giornalistico, la passionaria, perché era un po' a capo di questa rivolta antidiscarica, una rivolta che alla fine diede dei frutti, la chiusura di Parapoti. Poi che è successo? Poi è successo quello che hai appena visto, il fallimento dello Stato, perché 2 anni fa, come dicevi tu, lo Stato ha detto, nella persona del dottor Bertolaso, metto fine alla parola Parapoti quanto a discarica, perché è un territorio che per 23 anni ha pagato l'emergenza rifiuti dell'intera regione Campania. Per cui ci consegnò l'ordinanza il 2 luglio del 2004 dicendo che ti puoi fidare, cioè, vi potete fidare soltanto di me. Ieri invece in prefettura, ti correggo, non c'è stata nessuna volontà, nel senso che c'è stato detto Parapoti apre senza mezzi termini, quindi nessun modo di poter dire sì o poter dire no. Cioè, Parapoti... Però si tratta di uno stoccaggio provvisorio per portare fuori da questa drammatica emergenza una parte della regione, Napoli e la provincia di Napoli, che sono sommersi da rifiuti. E c'è un appello del capo dello Stato che ha chiesto sacrifici a tutti, soprattutto a chi delle responsabilità, quindi a degli amministratori locali come lei. Hai ragione, però ribadisco il concetto, la provincia di Salerno siamo 158 comuni, perché deve pagare sempre soltanto Monte Corvino Pugliano? Ciampi l'appello dovrebbe farlo, il presidente Napolitano l'appello avrebbe dovuto farlo a quelle popolazioni, a quei paesi che non hanno mai pagato emergenza rifiuti in regione Campania, non può chiederlo a Monte Corvino Pugliano. Ecco, adesso che cosa succederà? Sembra che ci sia già una contrapposizione tra chi contesta l'apertura della discarica e la polizia che fa rispettare la legge, che cosa può succedere? Io su questa non me ne vogliono, ma in questo caso qua non ci sta più nessuna legge, per me non esiste lo Stato, loro non fanno rispettare la legge, loro in questo momento violano la legge, ma non loro in forma di loro ragazzi, ma chi li ha comandati. Cioè qua hanno, io stanotte quando è venuto il tutto mi sono resa conto che secondo me dove fanno le guerre in confronto non so nulla, cioè qua sono stati bravissimi a tavolino, tempi, modo... C'è il territorio nostro, un altro pochino lo conoscono meglio loro. Questa è guerra, come dico io, la guerra è civile. E ti dico anche un'altra cosa, l'ho detto pure prima, siamo solo al primo round, siamo 1-0 per il commissariato, questo glielo devo. Però abbiamo tutto il tempo per pareggiare e dico anche per vincere. C'è molta esasperazione, questo lo si capisce ovviamente anche da quello che dice il vice sindaco di Monte Corvino Pugliano. Però volevo chiedere una cosa. C'è anche questa provocazione che avete fatto, cioè avete chiesto addirittura l'adesione alla Repubblica di San Marino, i caschi blu. Non vi sembra di esagerare in questo contesto, che è un contesto difficile per tutti, oltre che per voi ovviamente? Il problema è che io realmente e tutti i cittadini che oggi mi sono onorata di rappresentare, ci sentiamo veramente... non cittadini di quest'Italia, non cittadini di questo Stato, per cui anzi tu eri presente, la Repubblica di San Marino ci ha anche telefonato, quindi poi vi daremo anche notizie in merito e mi auguro veramente di non appartenere più a questo Stato italiano, perché non mi sento cittadina di questo Stato italiano. Paolo, volevo fare... Mi speravo non ci sia secessione. Sì. Paolo, ecco, volevo fare una domanda a te o al tuo ospite. Noi parliamo di emergenza rifiuti in Campania e vediamo immagini davvero che insomma danno l'idea di come sia grave il problema dell'emergenza rifiuti, immagini che arrivano principalmente da Napoli e provincia. Ma la situazione emergenza spazzatura riguarda anche ad esempio la provincia di Salerno? Beh, facciamo rispondere a Rosetta direttamente, che lo sa meglio di noi.
E infatti io questa l'ho detto proprio ieri con le nostre TV locali, che guarda caso ogni anno a giugno si creano le emergenze rifiuti in Regione Campania. La provincia di Salerno non è in emergenza rifiuti. Mi domando perché io debbo pagare l'emergenza non salernitana, visto che secondo il decreto hanno fatto tutta questa barzelletta per dare la provincializzazione. Allora io perché debbo pagare emergenza rifiuti di Napoli? Con tutto il rispetto, qua non stiamo a fare la guerra fra Salerno e Napoli. Salerno non è in emergenza rifiuti perché si sa dove... No, signora. Ecco, si sa dove andare in pratica a riporre, insomma, la spazzatura? Perché i nostri impianti non sono in sofferenza in questo momento. Cioè, in pratica si parla sempre di provincializzazione dello smaltimento dei rifiuti. In ogni provincia si dovrebbe provvedere quasi in autarchia a smaltire i rifiuti che si producono. Per cui Napoli produce un tot di rifiuti che è la maggioranza delle circa 8.000 tonnellate quotidiane prodotte da questa regione e dovrebbe smaltirle in loco, cioè a Napoli. A Napoli c'è già un inceneritore che funzionerà da inizio anno prossimo, dal 2008, quello di Acerra, e fino a quando non partirà ci saranno serie difficoltà, perché in questo inceneritore si potranno bruciare non più di 2.000 tonnellate di rifiuti. Il resto ovviamente ci sarà bisogno di discariche, poi ci sarebbe ovviamente un discorso lungo di una raccolta differenziata da regione civile, quale la Campania purtroppo non è, perché a parte alcuni esempi positivi che si superano il 50, 60, 70% di differenziata, Napoli per esempio è una città di oltre 1 milione di abitanti che produce gran parte della spazzatura e che è sotto il 15%. Teniamo presente che in Italia, secondo la nostra ultima finanziaria, bisognerebbe fare circa il 40% di differenziata, cosa che ovviamente sembra quasi un sogno in questa regione.